È stata una gara molto combattuta ai ritmi elevati e eravamo sempre come squadra dentro i tentativi di fuga. Poi l'ultimo giro abbiamo fatto un terno spettacolare, siamo arrivati fino all'ultimo chilometro e poi ci siamo arrangiati in volata e abbiamo fatto primo e secondo. Ti avevamo già visto un paio di settimane fa a San Paolo d'Argon, una gara dal percorso particolarmente impegnativo ed eri riuscito a ottenere un ottimo piazzamento, quindi questo, anche questa gara di oggi, dimostra che sei un corridore completo e che puoi dire la tua su percorsi anche più impegnativi. Sì, a San Paolo d'Argon ho colto un secondo posto. Mi dispiaceva, è un rammarico fare il secondo posto, perché io ci speravo. Poi in settimana abbiamo lavorato bene e credendoci, dai, siamo riusciti a portare a casa due vittorie di fila. Due belle vittorie che danno morale e fiducia per il proseguo della stagione. Quali sono i tuoi obiettivi a questo punto con queste due vittorie in più in tasca? A questo punto i miei obiettivi sono riuscire a fare una bella corsa della pace e riuscire a continuare così, a continuare con questi bei risultati.
Allora, facendoti in bocca al lupo per il proseguo della stagione, chiudiamo con la dedica per questa seconda vittoria. La dedichiamo a tutta la squadra, a DS Nicola Minali e a Ivano.